Ecco qui una ricetta facilissima. Sulla mia pagina Facebook avevo chiesto se vi poteva interessare la ricetta appunto della crostata alla marmellata e siccome ho ricevuto moltissimi mi piace, ho deciso di postare questa ricetta. È appunto la semplicissima crostata alla marmellata, io ho utilizzato marmellata di Lamponi, ma naturalmente potete usare qualsiasi tipo di marmellata vi piaccia. Trovate la ricetta per iscritto sul mio blog menomalesongolosa.com, nell'info box tutti i link a Facebook, a Twitter. Se vi va di interagire con me anche molto facilmente, molto velocemente, vi invito sulla pagina Facebook perché lì posto tutti i giorni, anche più volte al giorno, qualche frasetta, qualche commentino e possiamo chiacchierarcela più facilmente. E vi invito come sempre a iscrivervi al nuovo canale. Cliccate qui per iscrivervi e un bacione a tutti, alla prossima! Ingredienti: 250 g di farina, 150 g di burro freddo a cubetti, 120 g di zucchero, un tuorlo, la buccia grattugiata di un limone, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, un vasetto di marmellata, zucchero a velo vanigliato. Come prima cosa setacciamo la farina sul piano da lavoro, a cui io ho già aggiunto la vanillina. Facciamo un buchino al centro dove mettiamo il tuorlo dell'uovo, un pizzichino di sale, lo zucchero tutto intorno e pezzettini di burro freddo chiaramente. Aggiungiamo anche la buccia del limone grattugiata e adesso impastiamo tutto bene molto velocemente. Con l'impasto ho formato una bella palla, bella omogenea, e ora la lascio in frigo per almeno mezz'ora. Allora, ho tirato fuori dal frigo la pasta frolla e l'ho messa sul piano da lavoro con un po' di farina e adesso la stendo con il mattarello. Da parte ne ho tenuto fuori un pezzettino per fare le strisce. Stesa la frolla, la metto nella teglia che ho precedentemente rivestito con la carta forno e i bordi li ho imburrati. Stesa la frolla sulla base, ho fatto un leggero bordino solo con le dita spingendo la pasta ai lati, buco la base con la forchetta di modo che in cottura non si gonfi, non faccia le bolle, e ci verso sopra la marmellata. Questa marmellata di Lamponi fatta in casa è un po' liquida, quindi ce ne vuole di più del normale perché poi in cottura tenderà a seccarsi di più, cioè a evaporare in pratica. Quindi abbondiamo. Passiamo a fare le strisce, quindi prendiamo la pasta frolla rimasta e la stendiamo di nuovo. E con l'apposita rotellina o con un semplice coltello ricaviamo le strisce. Siccome ho qualche lampone fresco, congelato ma comunque fresco, lo distribuisco come ulteriore decorazione sulla torta. Ora lo metto in forno a 180 gradi per una mezz'ora circa.